come può diventare un personaggio, un'icona? Allora lui diceva sempre due cose. La prima cosa era che bisogna creare un personaggio forte, che è quel personaggio che accompagna l'autore un po' in tutta la sua vita creativa. La seconda cosa che lui diceva sempre è bisogna far sì che questo personaggio cresca con l'autore. Nel caso di Valentina, voi sapete che lui cosa ha fatto? Ha fatto una roba terribile per un personaggio, per un character e soprattutto per un character donna, e cioè l'ha fatta invecchiare insieme a lui. E questa cosa qua fa sì però che il personaggio non sia cristallizzato nel suo essere un mito e basta, ma diventi quasi una persona reale, insomma. E forse questa cosa qui, per assurdo, perché sembra una contraddizione, è la cosa che rende un personaggio un'icona.